L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato, con 18 sì e 9 no dell'opposizione, l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che ammonta a 34,8 milioni di euro. 6,3 milioni derivano da riduzioni di spese e rimodulazioni di stanziamenti riassegnati, mentre 28,5 provengono da nuovo indebitamento. Il provvedimento è stato votato dall'Assemblea dopo un primo rinvio in commissione a causa di un emendamento su manifestazioni storiche e sviluppo Umbria che era stato respinto dall'Aula. Approvata all'unanimità anche un ordine del giorno firmato da Damiano Stufara e poi fatto proprio dalla prima commissione, che impegna l'esecutivo di Palazzo Donini ad individuare risorse da destinare alla costituzione di un fondo anticrisi regionale. Il relatore di maggioranza Manlio Mariotti del Partito Democratico ha illustrato il provvedimento in aula parlando di contenimento, rigore, equità ed efficienza della spesa, spiegando poi che il ricorso ad ulteriore debito è consentito dalla revisione della spesa che ha ricreato per l'Umbria capacità di indebitamento. Il relatore di minoranza Sandra Monacelli, UDC, ha invece espresso e ribadito una valutazione negativa dell'atto predisposto dalla Giunta. In un contesto finanziario abbastanza critico, ha rilevato, viene previsto il ricorso a nuovo indebitamento, una propensione sospetta che arriva alla vigilia di nuove elezioni.